tutte le cose umane sono difettose e quindi nessuno di noi può non essere così. Ma volevo indicare il tema che vorrei sviluppare insieme a voi e parteciparvi. E il tema è un luogo molto comune che direi costituisce un pretesto molto valido per fare i nostri comodi anziché ubbidire al Signore. Il luogo comune è questo: che male c'è? Molte volte nella conversazione, nella morale delle persone, nel modo di comportarsi, nella valutazione di un modo di vivere, esce questo pensiero: che male c'è a fare questo, a fare quest'altro? E dobbiamo dire a questo proposito che quando una persona è davanti alla parola di Dio, è un essere vivente che è davanti alla matrice, perché la parola di Dio è la matrice che ha prodotto il credente, che è la matrice, è colei che ha fatto. Infatti il credente è autenticamente un figlio di Dio quando lo è come prodotto dalla scrittura. Questa parola, lungi dall'essere un preambolo così da esaurire praticamente, è la sostanza. È la sostanza, perché se noi andiamo in strada e chiediamo ai passanti, facciamo un'indagine, se credono in Gesù o in Dio, la maggioranza, se non troviamo davanti un filosofo appositamente negativo, dice sì sì, tutti ci credono. Ma credere nel Signore come Lui vuole, la cosa è molto diversa. Ebbene, la fede dell'uomo deve essere il prodotto della scrittura. Quindi uno crede in Dio non serve proprio a niente. Ma quando uno crede in Dio, ha fiducia in Lui, si sottomette a Lui, spera in Lui, secondo la parola di Dio, allora sì, la cosa è autentica. Ecco l'importanza del che male c'è. Ma fermo restante che è la parola che forma i figli di Dio, le scritture possono essere usate anche in maniera non sempre autentica rispetto al Signore, perché si può leggere la Bibbia per diventare più sapienti, più dotti, è un modo, e saperne più degli altri anche, oppure studiarle perché la parola di Dio con la sua autorità e virtù possa cambiare la nostra vita, anche quello. Ed è proprio questo il tipo di meditazione che dopo la preghiera vorrei parteciparvi. Perciò la meditazione che vorrei parteciparvi ha come titolo un luogo comune, appunto, che male c'è. Spesso si sente dire anche dai credenti: che male c'è fare questo o fare quest'altro? Vorrei rispondere a questo problema cominciando così: il Signore abita l'eternità, ma noi siamo calati nel tempo che passa e sappiamo per esperienza quante volte ci manca il tempo per fare qualche cosa di importante. Quante volte ci siamo scusati per non aver fatto ciò che avremmo dovuto, dicendo: guarda, mi dispiace, ma non ho proprio fatto in tempo, mi ero proposto, ma non ho fatto in tempo a fare quel che dovevo. È una cosa molto, molto, molto pratica. E questo ci insegna subito che il mestiere del perditempo è un peccato davanti al Signore, sia che lo comprendiamo oppure no. Parlando del peccato, si parla sempre dell'uccisione, del furto, dell'adulterio, eccetera. Ma pensate, il perditempo.
Questo veniva insegnato fin da quando ero bambino a scuola, credo che questo non venga più insegnato, ma a noi quando ero bambino veniva insegnato di non fare mai il perditempo, perché c'era una valutazione molto importante del tempo, tant'è che è stato coniato la frase il tempo è denaro, non è una novità che sto dicendo. Eppure la nostra cultura, imposta da Satana, ha proprio come fine di far perdere all'uomo, il tempo all'uomo, di distrarlo, di non permettergli di riflettere, di fare cose che siano servizi per il Signore. Proprio se voi state attenti, questo lo può fare soltanto un credente, ma se il credente sta attento, riesce a capire che tutta la cultura e tutto quello che ruota attorno alla nostra giornata, e pensando, tenendo presente che la cosa importante è ascoltare il Signore, vediamo che tutto coinvolge il nostro perdere il tempo, perché noi non entriamo nei meandri della parola di Dio, perché la parola di Dio possa formare la nostra vita. Per esempio, imputa, meglio, obbliga l'uomo a cercare di divertirsi. Io qualche anno fa ho fatto a un mio nipote la domanda proprio a bruciapelo: per che cosa credi che il Signore ti abbia creato? Questo qui, no. È una domanda un po' troppo filosofica, non trovava verbo per potermi rispondere. E poi dopo un po' un tentennamento dice: ma per divertirsi. Questo è il meglio che abbia saputo trovare questa persona simpatica, e che d'altra parte questa persona l'ha detto apertamente e ingenuamente, però è l'uomo che non ha il Signore nel cuore, è chiaro che la cosa più bella che gli interessa è divertirsi. Siamo in un mondo fatto così. I figli partono con la macchina o con la moto, per la bicicletta, per fare un viaggio, e divertitevi. Ma è proprio questo il modo migliore per impiegare il nostro tempo? Per esempio, molti sono impegnati a coltivare gli hobby, come il rebus, fare sport e fare le parole incrociate. Ah, com'è bello! Faceva piacere anche a me, ma un giorno, quando il Signore mi ha parlato, ho rigettato tutte queste cose. Non dovevo fare il perditempo, perché il tempo, come citeremo anche alla fine, il tempo è prezioso, è molto prezioso, perché il Signore ci dà solo un tempo, il tempo destinato a noi, destinato al vaglio della nostra vita. E il tempo che il Signore ci dà è un'opportunità per conoscerlo, è un'opportunità per cercarlo, è un'opportunità per giungere alla salvezza. A scanso di equivoci, dico forte che nessuna di queste cose sono peccato, cioè niente è peccato, cioè lo sport, il gioco delle carte, niente è peccato in sé, tutto è lecito, non è. Ma quante energie e denaro e tempo impiegano coloro che fanno la raccolta dei francobolli? Certo, questo è anche un business, perché c'è gente che vive del risultato dell'acquisto di queste cose. Ma Satana, e questa però è la soddisfazione che Satana concede a questo tipo di schiavitù, perché è una schiavitù anche questa. Satana ha inventato tutto questo proprio per coloro che, non poterli spingere al crimine, spingerli all'adulterio, al furto, allora li non può spingere a questo, spingere un credente al crimine, al culto, all'adulterio, perché quel credente non farà mai quelle cose. Che cosa fa allora Satana?
prende delle cose verosimilmente innocue per schiavizzarlo lentamente con queste cose. E quindi ecco che dobbiamo stare anche attenti. Ho usato la definizione molto vecchia, il perditempo, perché è il noccio, diciamo, è il principio che ci conduce a capire questa riflessione. I crediti non vedono nulla di male neppure considerare l'oroscopo. Sì, che male c'è? Che male c'è? Non trovate nessun male considerare l'oroscopo, consultare l'oroscopo? Se non avete mai pensato, mai considerato a fondo, l'oroscopo è un profeta. Sì? È un profeta che il mattino, quando vi svegliate, vi dice se oggi sarete contenti o non sarete contenti, se sarete felici o non felici, se sarà bene o male. È l'oroscopo che ve lo dice, non è il Signore che dimora con voi, è il Signore di tutte le cose e va avanti in questo modo. Questo è il fatto. Così, poiché in molte cose non ci si vede niente di male, queste bolle di sapore non ascolteranno mai il Signore. La gente che non conosce la voce di Dio, non ha mai udito la voce di Dio, non ne conosce il timbro, non sa come Dio parla, e quindi è un discorso tra sordi, perché l'uomo non conosce il suo Dio. E l'importanza allora è quella proprio di imparare a conoscere il nostro Dio. Ma proviamo a prendere sul serio la frase "che male c'è", perché ho citato "che male c'è". Proviamo a prenderla sul serio questa frase "che male c'è". Se stiamo attenti, viene sempre pronunciata questa frase in presenza di qualcosa di cui non è certo che sia legittimo. Sì, in genere si cerca la giustificazione di qualcosa che non è certo né vero per tutti che la cosa sia giusta. Allora è naturale dire, io sto facendo questa cosa, qualcuno mi critica e io mi rivolto e dico, ma che male c'è? Fammi sapere, dimmi che male c'è a fare questa cosa. Ricordate, teniamo presente però la frase del perditempo, perché il maligno, il tempo perduto, sa riempirlo molto bene con le cose più innocue, più semplici, più comuni, che diciamo ubriacano qualsiasi persona non stia sobrio verso il tempo. Faccio un esempio proprio biblico. In Genesi capitolo 20 da 1 a 6 abbiamo l'esperienza di Abramo con re Abimelech. Abimelech è stato il re di Gerar e che ha concupito la moglie di Abramo, e a un certo punto, essendo re, l'ha presa per sé perché aveva il diritto di farlo, così era la legge in quei tempi. E si era preso per sé Sara, la moglie di Abramo. Abramo si perdì di là, andando verso il paese del Mezzodì, verso il paese di Sur, e abitò come forestiero in Gerar, presso il re del Gerar. E Abramo diceva di Sara che sua moglie era mia sorella. Questo è stato il grande errore di Abramo. Ha detto, Sara è mia sorella. In realtà era veramente anche una sua sorellastra, ma non era questo il problema era un altro. E Abimelech, re di Gerar, mandò a pigliare Sara per prenderla per sé. Ma Dio venne di notte in un sonno a Abimelech e gli disse, ecco tu sei morto a motivo della donna che ti sei presa. Perché? Perché quella donna ha marito. Questo è stato un colpo basso per il re di Gerar, che in realtà non ha fatto niente di male, dobbiamo riconoscerlo anche noi, tanto più che lui ignorava le cose. Ora Abimelech non si era accostato a questa donna e gli rispose, Signore, faresti tu perire tutta una nazione, anche se giusta?
Lei mi ha detto che è mia sorella, anche lei stessa ha detto che è il mio fratello, quindi l'equivoco era progettato proprio perché nessuno ha fatto niente con cuore maligno e malinteso. E il re di Ger dice: io ho fatto questo nell'integrità del mio cuore, e quindi non gli pareva giusto che l'Eterno lo facesse morire per quel fatto. Io sono impuro di cuore e ho le mani innocenti, diceva. E Dio gli disse nel sogno: anch'io so che tu hai fatto questo nell'integrità del tuo cuore. Quanto è importante questo, essere sinceri perlomeno. Si può sbagliare, ma con sincerità, senza calcolo, senza frode, come si dice. Anch'io, il Signore sa ogni cosa, e sapeva che il re di Gerat aveva fatto questo con integrità di cuore, e il Signore ne teneva conto. E quindi ti ho preservato dal peccare contro di me, perciò non ti ho permesso di toccarla. Probabilmente Abramo ha pensato che non c'era niente di male indicare Sara come sorella anziché come moglie, ma egli sapeva bene che per lui era moglie e non sorella, quindi lui sapeva molto bene le cose come erano. Ecco quando, com'è facile cadere nella menzogna pur dicendo una verità. È strano dire una menzogna pur dicendo una verità, cioè affermare una menzogna pur dicendo una verità. Non è sempre facile dimostrarlo, ma in questo caso è evidente. Bene, allora, se è condivisibile quel che abbiamo detto, aveva ragione quel fratello che diceva: il male c'è sempre quando manca il bene. Questa frase l'ho sentita tanti, ma molti anni fa, da un contadino che era un evangelico e un predicatore del Vangelo, molto semplice ma verace quell'uomo, e diceva proprio: il male c'è perché non c'è il bene. E è inutile che facciamo delle congetture filosofiche per ignorare e non riconoscere la realtà dei fatti. Cioè, non essendoci qualcosa di chiaramente buono, c'è sempre il male, perché il neutro non esiste. Se in un affare non c'è necessariamente e realmente del buono, c'è sempre del male. Naturalmente questo, no, se troviamo, siamo davanti ad una persona che è un dialettico, è abituato a chiacchierare, a discutere, possiamo discutere fino alla fine, non ci troveremo mai d'accordo. Però è una grande verità questa qui, è una grande verità. Quindi l'importante è di assicurarsi di ciò che stiamo facendo, se stiamo facendo ciò che è bene oppure no. Questo potrà sembrare una forzatura, ma ascoltiamo ciò che ci dice la parola. Primo Corinzi 7, da 29 a 31. Chiedo al fratello Marcello di leggere questo. 7, da 29 a 31. Ma questo io dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato, talché d'ora innanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non possedessero, e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Or io vorrei che foste senza sollecitudine. L'Apostolo Paolo in questo brano sembra quasi che abbia voluto fermare il tempo, perché proprio ha bloccato ogni cosa, qualsiasi cosa succeda è come se non succedesse, e cose anche molto normali, è vero? Poiché egli sa che il tempo è molto breve, ci dice: il tempo è ormai abbreviato, perché d'ora innanzi anche coloro che hanno moglie siano come non l'avessero. È un passo questo che non mi è mai piaciuto molto,
perché è qualcosa di molto naturale, molto giusto, dove persone si sposano per convivere e in un modo anche più che mai legittimo. E però dice, però è come se non fosse. Ma com'è possibile una cosa così? Ma perché l'apostolo aveva un'altra mira, voleva arrivare a indicare un fatto più importante, più preciso. Penso che voglia anche dire che i legami sentimentali del presente non ci siano di impedimento alla fede, perché io ho conosciuto tante persone che un marito causa una moglie di un certo pensiero, o una moglie causa un marito di un certo pensiero, hanno avuto dei grossi problemi quando hanno udito il Vangelo, il Signore che voleva salvarli. L'uno era pronto a convertirsi al Signore, l'altro non era pronto. E sono sorte delle liti, delle scombussolamenti, e questo è perché siamo in questo mondo. Poi dice l'Apostolo, come coloro che piangono, come se non piangessero. Beh, questo non è molto facile, però, perché quando uno piange, piange per qualcosa che è dolore. Gli dice, perché il tempo della consolazione è vicino. Io credo qui che l'Apostolo abbia voluto minimizzare tutti i sentimenti potenti che ministrano, conducono la vita terrena e il nostro legame con gli affetti, perché impariamo a capire che sì, la nostra vita è importante, il nostro matrimonio è importante, i figli, l'amore per i figli, così, è tutto importante, però non deve prenderci la mano questo. Perché? Perché noi ce ne vogliamo via. Leggete il Salmo 91, che è di Mosè, e vedrete come questa frase lo dice Mosè, che dice, perché noi ce ne vogliamo via. Non siamo qui perennemente, non siamo qui per sempre, per l'eternità, ma siamo qui per andarcene e andare dove il Signore vuole fare il suo giudizio. Allora poi dice, quelli si rallegrano come se non si rallegrassero, perché le gioie celesti che stanno per venire non potranno mescolarsi con quelle di qua giù. È importante questo, capire che i credenti che hanno conosciuto le gioie celesti devono capire molto bene che le gioie terrene non possono mescolarsi con le gioie celesti. Sono due mondi completamente diversi, non si sposano tra di loro, non si mescolano, perché le gioie celesti non hanno niente da spartire con le gioie terrene. Infatti, voi vedete, quando qualcuno parla di un divertimento, di una gioiosità, di un divertimento che può essere buono o non buono, è sempre qualcosa che riguarda la terra, riguarda questo. Invece il Signore parla delle gioie celesti, che sono contenute in una parola, in un verbo, in una promessa, e non tanto in cose e in fatti come la vita umana. Dice, chi compra fazzi come se non possedesse nulla, perché fra breve dovremo lasciare tutto qui. Ecco qual è il messaggio che l'Apostolo vuole mettere bene in luce. La fugacità della vita terrena, della vita umana, della vita odierna, perché fra qui un poco di tempo dovremo lasciare tutto, perché il mondo con la sua concupiscenza passa, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Questo è quello che dice appunto la parola del Signore. Quelli che usano di questo mondo, cioè fa riferimento alle posizioni e ai privilegi di questo mondo, così esorta di non contare su queste cose. Perché? Perché la figura, cioè le regole, i vantaggi di questo mondo passano. E cioè tutte queste cose presto svaniranno come nebbia al sole. Ecco quello che vuole l'Apostolo Paolo, qui vuole sottolineare la fugacità appunto della vita umana e terrena, e soprattutto perché possiamo capire che quali profondi, sottili inganni ci sono nei divertimenti, nella gioiosità di certe vite, certo modo di vivere.
perché non siamo distratti stoltamente dalle cose che non durano in eterno. Ecco perché ci parla di vita eterna, è a quella che noi dobbiamo guardare. Va bene, poi Pietro ci dà un altro grande insegnamento sul modo di spendere il tempo. Prima Pietro 4, da 1 a 4. Ascoltiamo, prima Pietro 4, i versetti da 1 a 4. Ascoltiamo cosa dice l'Apostolo Pietro. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato per consacrare il tempo che resta da passare nella carne non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio, poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande idolatrie. Per la qualcosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. Io spero che sia significativo quel che dice l'Apostolo Paolo qui, che si meravigliano che voi non corriate con bramosia come tutti gli altri agli sbevazzamenti, a mangiare, bere e a divertirvi come gli altri, perché non sempre è così. Per vivere in questo modo, diciamo morigerato, santificato anche direi, occorre aver preso una posizione che viene da una luce operata dal Signore. Ed allora ecco perché dice, loro si meravigliano che voi non corriate più. Ma io sollevo qui una domanda ai miei fratelli, ai credenti, che questa mattina hanno rotto il pane. È vero che noi non corriamo più a queste sorgenti di peccato, sorgenti di divertimenti più o meno leciti? È questo perché lui, quello che ha inteso dirci, nella sua parola, l'Apostolo Paolo, voi non correte più. E direi, lo vorrei usare questa frase in senso positivo, cioè il credente è sottinteso che qui, se è veramente tale, non corre più dietro a queste cose. Ecco perché molte volte i nostri fratelli, da questo pulpito viene annunciato, viene predicato con una certa forza, con un certo rigore, che il credente deve svezzare dal mondo, deve abbandonare il mondo con le sue passioni, i suoi tentacoli, le sue magie, per vivere morigerato, vivere nella semplicità e nella purezza di una vita condotta alla presenza del Signore. Questa è la causa, questa è la ragione prima che ci dice la parola. Quale rivelazione, se fossimo capaci di afferrarla e di viverla pienamente. Colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato. Colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato. Questa frase mi fu spiegata da mia suocera tanti anni fa, quando lei era capezzale di suo marito morente. Io sono andato a trovarla, e lui era esanime nel letto, in coscienza, perché era vicino al decesso, e questa donna mi disse: ora ha cessato dal peccato. Lì per lì non ho potuto soffermarmi, poi ho ripensato lungamente e sono arrivato a questo testo della Bibbia dove dice che ha cessato, che ha sofferto, ha cessato dal peccato. E aveva ben donde quella donna, che ha conosciuto bene il Signore come Salvatore, e poi anche il marito che il Signore gli ha portato via in quella sera, perché era così il momento in cui il Signore ha voluto portarlo nella eternità.
ma che mi ha colpito è il fatto assoluto, ha cessato dal peccato. Fratelli e sorelle, l'uomo, l'umano, cesserà dal peccato praticamente solo quando morrà. Perché? Perché la nostra natura umana è una fabbrica di peccato. Proprio per natura. Il peccato è parte integrante della nostra costituzione umana. Questa è la tragedia. E diciamo che questo ci porta a capire allora quello che predichiamo nel Vangelo del continuo su tutti i pulpiti, che soltanto la persona di Cristo, soltanto la fede in Cristo ci può lavare dal peccato. Non tanto dal peccato nel senso numerico o problema, ma proprio dal peccato, da questa inimicizia, può cancellare l'inimicizia che abbiamo col Signore dovuto appunto al peccato in Adamo. In Adamo tutti muoiono. Ebbene, è meraviglioso pensare allora questa frase con ha cessato dal peccato. Fratelli e sorelle, c'è qualche cosa che mi fa fremere al dire questa frase, ma dovremmo arrivare proprio al sepolcro per cessare di peccare? Eppure Gesù è venuto per cambiare la vita dei credenti, è venuto proprio per rinnovarla, per farci nascere di nuovo e farci nascere in una vita dove no, il peccato non c'è e dove con questa nuova nascita siamo nati addirittura già nel cielo. Infatti nel capitolo secondo della lettera agli Efesini l'Apostolo Paolo dice proprio che il credente siede già nel cielo come nella sua casa. Perché liberati dal peccato per mezzo della fede nel sacrificio di Cristo? Perché il sacrificio di Gesù è un sacrificio vicario, sostitutivo. Gesù è morto per me, è morto al mio posto. E se Gesù non è morto al mio posto, dovrò morire io. Questo è un fatto. La realtà dei fatti, i congegni non possono, le partite non possono essere cambiate. O io, o per me è morto Gesù, e se non è morto Gesù, dovrò morire io. Ma non parlo qui della morte del sepolcro, ma della morte rispetto a Dio, della perdizione. E allora mi sembra che sia giusto e doveroso dire qui, siamo noi veramente morti a noi stessi. Quando abbiamo creduto nel Signore Gesù come il Salvatore dei peccatori, siamo stati proprio purificati dal Signore Gesù. È proprio vero che ha preso i nostri peccati su di sé, espiandoli al nostro posto sulla croce. Questa è la condizione perché noi siamo salvati. Perché Gesù è morto per noi, e se è morto per noi è la sola condizione per cui io non muoia più. Ma se Gesù non è morto per me dovrò morire. Per me dovrò morire. Invece il Signore è venuto. E questo atto di fede ha una grande importanza. Questo atto di fede è potente di capovolgere il valore di una vita vissuta in modo sbagliato. E la santificazione di Gesù può purificare e portare alla vita e alla redenzione. Noi siamo molto facili farci trascinare nel peccato, perché il peccato è piacevole. Perché se il peccato non fosse piacevole, nessuno lo farebbe. Ma perché c'è molto peccato? Perché il peccato è un piacere della carne. Per la stessa ragione, quando siamo nella sofferenza, non pensiamo certamente al peccato. Oh, fratelli e sorelle, siamo coi piedi sulla terra, siamo onesti. Chi di noi, quando ha un potente mal di testa, penserebbe di leggere dei libri di pornografia, eccetera? No, nessuno lo farebbe.
perché ha ben altro per la testa, perché ha il suo dolore. La sofferenza toglie l'uomo davanti alla sua vacuità. Una vita vacua, quando passa per la sofferenza, passa per una via di purificazione e lo riporta nella comunione col Signore, nella presenza del Signore. Forse il Signore talvolta ci aiuta proprio in questo modo ad evitare il peccato, con la sofferenza. Allora il credente spesso è messo nella sofferenza proprio perché consacra il suo tempo che gli resta non più alla concupiscenza, non più ai desideri della carne, ma alla volontà di Dio. Ed ammonisce, conforta dicendo: poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili. Questo ci dice il Signore questa mattina. Deve bastare per noi l'aver dato la nostra vita nel passato a fare la volontà dei gentili, cioè dei coloro che non hanno Dio come Signore e come Salvatore. Quindi la conversione al Signore ha questo particolare. È così. Quindi per questo il mondo si meraviglia che voi non corriate più dietro a quelle cose. Ma questo è proprio vero? Il mondo si meraviglia che voi non corriate più dietro a queste cose. Ma è vero che non corriamo più dietro a queste cose? Facciamo una ispezione, un confronto di coscienza davanti al Signore. Che cosa cerchiamo noi? È vero che non cerchiamo più le cose del mondo, le lascivie, il peccato, i piaceri peccaminosi, o cerchiamo ancora quelle cose? Perché la conversione passa attraverso questo cambiamento di vita. Si tratta di impegnare il tempo in un modo diverso. Non abbiamo più il tempo da spendere così. È sempre Pietro che ci dà un'altra esortazione al riguardo, prima Pietro 1, da 15 a 17, lo dico, ma egli ci dice che se invochiamo il Signore come Padre, ed Egli è Santo, allora dobbiamo guardare come ci comportiamo durante tutto il nostro cammino con Lui. Io mi fermo qui, perché sono persuaso e convinto che le cose che abbiamo sottolineato molto debolmente da parte mia, non ho nessuna pretesa, ma se noi le abbiamo afferrate queste cose, Egli ha possibilità di operare nel nostro cuore la potenza della vita e della rigenerazione. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.